Buongiorno a tutti, diamo inizio a questa conferenza stampa. Il 7 maggio del 2021 il Comune di Fano insieme alla Fondazione Montanari hanno unito competenze ed energie per riqualificare e dare nuova vita all'edificio del 600 che ospita la Biblioteca Federiciana. La progettazione di recupero e ampliamento della struttura è stata curata dall'architetto di fama internazionale Mario Cucinella. Dopo la presentazione di questo progetto, il 21 dicembre scorso il Ministero della Cultura ha riconosciuto un finanziamento di 2.174.000 euro attraverso i fondi del PNRR. I prossimi step sono quelli della presentazione del progetto esecutivo che è già pronto, quella dell'integrazione, dividere su due stralci l'intervento e quello di integrare le risorse che abbiamo già ottenuto con alcune parti che sono dirette da parte dell'amministrazione comunale ed altre anche di altri enti con i quali stiamo già dialogando. I lavori dovranno essere conclusi entro il 2026, affidati entro giugno 2024, ma su questo siamo pronti perché, come dicevo, il progetto esecutivo è già pronto ed è l'elemento più importante. È un progetto moderno che dialoga con il passato, la sua impostazione è quella delle terrazze che guardano verso il mare e sarà non solo un progetto culturale, ma sarà anche un progetto di grande interesse architettonico che porterà Fano ad essere un punto d'attrazione di riferimento. L'ingresso principale e le terrazze si estenderanno dove ora c'è il parcheggio interno delle auto di polizia locale. Questo farà sì che il comando sarà trasferito altrove. La parte nuova sarà arricchita anche da un piano bar e spazi esterni moderni, mentre la parte storica esistente verrà riqualificata e messa a norma con un occhio di riguardo alle barriere architettoniche. Riteniamo che le biblioteche sia il maggior aiuto possibile che diamo ai nostri giovani prima che entrino nel lavoro e anche dopo. Questo progetto, se voi l'avete visto, è entusiasmante. Abbiamo avuto fortuna sì che sia stato accettato il contributo così importante, ma abbiamo avuto fortuna perché questo progetto è un progetto a livello internazionale fatto da uno studio famoso. A livello, altrimenti non avremmo avuto questa attenzione. Si tratta dell'unico progetto che riguarda una struttura bibliotecaria che è stata finanziata a livello nazionale, hanno aggiunto in conferenza stampa, e si accoda ad altrettanti progetti diversi presentati da grandi città importanti come Roma, Milano, Genova e Torino. La nuova Federiciana rappresenta una straordinaria occasione non solo per la città di Fano ma per tutta la regione Marche e chiama in causa il protagonismo quindi non solo del Comune di Fano, del Ministero della Cultura ma anche di tanti altri soggetti. Istituzioni pubbliche e private, perché questa è una sfida grande, impegnativa anche dal punto di vista finanziario, e questo riconoscimento di finanziamenti del fondo PNRR rappresenta l'innesco di un processo che può portare veramente Fano, il suo sistema bibliotecario, a diventare nei prossimi anni uno dei punti di riferimento a livello europeo.